Ecco, siamo in questo secondo tempo. È dura riprendere col sole così. Adesso si vede, non vedo niente neanche io. La squadra cross. Buon secondo tentativo, rinvio. Dopo la palla, metti la giù, Gio. Allora, vediamo, è entrato nel Bologna Morleo, Sorensen, Garix, Carvalho sta facendo tutti i 90 minuti, Sorensen al posto di Portanova. Vediamo Morleo che ha preso il posto di Cherubi. Anche Diego Perez. René Crin, ecco che vediamo, sicuramente a sinistra ci sarà più spinta. Ottimo il cross davanti, vediamo un tandem. Vai, vai Davide! Un tandem d'attacco Paponi Girardino, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. E clicca Pasquato, sì, ieri, ha fatto male ieri, no, sì, qualcosa, Milano ci dovrebbe essere, Italia, ma ha, vediamo, chiedono di Radakovic, passi, passi Davide. Un bello stornellone, Sorensen. Io, tuo figlio ne ha, tuo figlio ne ha giocato. Mi balsa, ottimo primo tempo, anche lei ha cambiato qualche elemento. Questo è una punta centrale, vedete, numero 15, Montanari. Torniamo comunque all'azione. Giova, parti, dai! Avete visto anche, sono soffermato un attimo su Abero. Incredibile come questo giocatore ha perso un contrasto. Mamma mia. Mamma mia. Questi sono giocatori di Serie A. Non sanno neanche che il contrasto si fa col piede aperto, altrimenti è impossibile vincerlo, il tackle. Chi ha giocato un minimo sa di cosa parlo. Torniamo all'azione che è meglio. Bellissimo questo colpo di testa, ma questo portiere veramente sta parando. Un'altra? Ah, l'ha cambiato? Secondo, sì, questo è secondo. No, molto bravo quello del primo tempo, ma altrettanto. Ciao Peter! E Peter, che secondo me, ripeto, partita veramente gladiatoria. E qua Girardino sbaglia un qualcosa che non si può sbagliare, ma va bene così. Allora, vedete, Bologna tutti in proiezione offensiva, netto fallo di Carvalho. Molto dubbio perché Sorensen ha fatto il passo in avanti all'ultimo. Anche Gabbiadini non vedo oggi in campo. Ottima questa palla. Chi è il 76?
Sinceramente comincio a preoccuparmi anche la situazione di Gabbiadini, che anche oggi non è un clamoroso errore. Bravo Davide! Purtroppo sbaglia tutto. Fa una frittata clamorosa. Dando una palla che se forse avesse fatto un metro in avanti sarebbe andato in porta. Ha tenuto benissimo quella palla, Davide. Io lo ripeto, questi ragazzi del Valsa meritano ampiamente il minimo svantaggio. Squadra molto organizzata. Con Gilardino avesse nominato e qua ci può stare perché ha voluto tenere Gilardino un attimo, li conoscete anche dalle scarpette gialle, ha chiesto l'autografo intanto. Vamo René Costi, 3-1 la partita ormai. Vediamo, dovrebbe essere. Poi discesa per il Bologna. Ragazzi, più che hanno avuto gamba, altro errore di Sorensen, secondo errore clamoroso, una volta sbaglia completamente buono, il buono, tempo. Non si coordina bene. Sbaglia la conclusione, ma veramente movimenti sbagliati di tutto il reparto difensivo. Molto lacunoso. Secondo errore in disimpegno di Sorensen. Diciamo Perez cerca di dare ordine, vedete Morleo davanti a Bero a formare la classica ala, piano piano si sta ritagliando un ruolo più avanzato, Poponi che con questa amichevole cerca di ritagliarsi un po' di mercato, licenza con le squadre che lo hanno richiesto, sono ormai 2 anni che si parla che di Papponi al licenza, sono 2 anni che è sempre qua, ecco Peter ancora, un leone, io non finivo mai di fare i complimenti a questi ragazzi. Ancora Papponi che prende il tempo, ma sinceramente in fase difensiva soprattutto sulle fasce, prove impeccabili di questi ragazzi. Bella Peter, bravo Giova. Stavolta vince il contrasto a Bero, penso che sia il primo nella partita. Vediamo Pasquato. Questa volta 4-1. Ormai credo che. Il punteggio sia molto. Io credo che possiamo chiudere il collegamento qua, seguiamo quest'ultima azione. Va
Dai, Davi! Vi aspetto tutti sul sito fra un poco. Ottimo anticipo di René Crin. Dove farò il pezzo di questa partita, le immagini le potete seguire nel canale Ustream, sempre. Vi aspetto domani, conferenza stampa di Pioli, lo stadio in diretta. Complimenti ancora al Valsa, molto ben allenati questi ragazzi, ottimo questo test, non la solita squadra Materasso, vediamo a bere un po' se riesce in progressione. Telefonata al portiere. Mille cuori rossoblu, siamo al 13° minuto del secondo tempo, 4-1 per il Bologna. Bravo. Chi è stato? Violi che è andato? Violi. Bravo. Daniele Ange vi saluta. Sta recuperando quel benedetto ginocchio.